interessanti. Il primo romanzo è Memorie di Adriano, della Sanaro, scritto nel 51, nel 1951, e sono appunto le memorie dell'imperatore Adriano e anche la storia della loro, del breve amore tra lui e Antino, un ragazzo della Bitinia, bellissimo, il quale morì nel 130 d.C. nel Nilo. E lì c'è una discussione tra gli storici, perché c'è chi sostiene che fu un incidente questa morte, chi invece sostiene, ed è poi la tesi della Iursenar, che invece Antino si diede la morte per rispettare la predizione di un oracolo, il quale aveva sostenuto che la vita dell'imperatore fosse legata strettamente e dipendesse quindi dalla morte del suo migliore amico. Allora qui, dopo insomma che Antino morì, il culto di Antino si diffuse sia in Oriente che in Occidente per volontà di Adriano. Antino è appunto un ragazzo, un giovane bellissimo, con un corpo che sfugge a qualunque definizione. E c'è però un dettaglio, adesso sentiamo un brano dove si allude a una dimensione però di questo corpo che non è il corpo, è forse quell'anima di cui prima ci parlava Antonella chiamandola a sé, che è inaccessibile a chiunque, anche alla persona che dovesse amare quel corpo più di ogni altra cosa. Se non ho detto ancora nulla di una bellezza così evidente, non bisogna credere che l'abbia fatto per una sorta di reticenza, il silenzio di un uomo avvinto in modo troppo totale. Ma i volti che noi cerchiamo disperatamente ci sfuggono, è sempre solo un istante. Ritrovo una testa reclina sotto una capigliatura disfatta dal sonno, degli occhi che le palpebre allungate facevano parere obliqui, un giovane viso, come disteso. Quel tenero corpo si è modificato di continuo, a guisa di una pianta. Le gambe un po' pesanti del puledro si andavano man mano allungando, la gota perdeva la delicata rotondità infantile, si incarnava leggermente sotto lo zigomo sporgente. Il torace, gonfio d'aria del giovane corridore allo stadio, assumeva le curve lisce e pulite di un seno di baccante. Antino, disteso in fondo alla barca, mi aveva posato la testa sulle ginocchia, fingeva di dormire per isolarsi da quella conversazione da cui si sentiva escluso. La mia mano gli scivolava sulla nuca, tra i capelli. Così, sempre, nei momenti più vuoti e opachi, avevo la sensazione di restare a contatto con i grandi soggetti della natura, la densità delle foreste, il dorso muscoloso delle pantere, la pulsazione regolare delle sorgenti. Ma non vi è carezza che giunga fino all'anima. Il secondo romanzo è La morte a Venezia, che Thomas Mann scrisse nel 1912. Qui parliamo ancora e sempre di bellezza, che è il valore fondamentale portante dell'arte. Si racconta di uno scrittore, Aschenbach, il quale dedicava l'intera sua vita alla ricerca della bellezza che egli riteneva potesse esistere soltanto nell'arte. E quindi a questi studi e a queste sue convinzioni dedicava tutta la sua vita. Solo che quando andò a Venezia egli ebbe un incontro. Incontrò un adolescente in realtà bellissimo che si chiamava Tazio, il quale porta nella vita di questo artista il disordine, il caos, perché la bellezza forse non sta nelle pagine di un libro, non sta nella pura forma, e perché in questo caso viene rappresentata da un corpo vivo, che in quanto vivo
ha la capacità di provocare sentimenti fortissimi e emozioni che possono essere davvero squilibranti. È come se la vita avesse, si prendesse la sua vendetta nei confronti di chi può sospettare o pensare che davvero la bellezza possa risiedere soltanto in una forma vuota. Il volto, pallido e graziosamente chiuso, incorniciato di capelli color miele, il naso diritto, la bocca pezzosa, una espressione di gentile, divina serietà, ricordava le sculture greche dell'epoca d'oro e alla pura perfezione della forma univa un fascino così unico e personale che egli credette di non avere mai incontrato, né in arte né in natura, nulla di così compiutamente riuscito. Riposare nella perfezione è il sogno di chi si affanna a raggiungere l'eccelso. È o non è il nulla una forma di perfezione? Ma nel lato che la sua mente trasognata si perdeva nel vuoto, la linea orizzontale della spiaggia fu rotta da una figura umana e, quando egli ricondusse lo sguardo dall'infinito per concentrarlo sulla realtà vicina, ecco, venendo da sinistra, passargli davanti sulla sabbia il bell'Efebo. Lo spettacolo di quella figura viva, giovanilmente acerba e piena di grazia, che sorgeva coi riccioli grondanti dalle profondità del cielo e del mare, bella come un dio, si scioglieva dall'amplesso dell'onda, quello spettacolo evocava mitici fantasmi, era come una leggenda poetica dell'età arcaica, dell'origine della forma e della nascita degli dei. Il terzo romanzo è Damian di Herman Hesse, scritto nel 19, tra l'altro è un romanzo che fu molto apprezzato da Thomas Mann. Qui si racconta la storia di un'amicizia tra due ragazzi, Sinclair e Damian. È un'amicizia che è molto, molto, come dire, indefinibile, bisogna leggere il libro. Comunque, questi due ragazzi si perdono di vista, ognuno di loro prenderà la sua strada. In particolare mi ha interessato il personaggio di Sinclair, il quale a un certo punto pensa di essersi innamorato di una donna che si chiama Beatrice. E siccome nel frattempo lui si è cimentato con la pittura, decide di dipingere, di disegnare il volto di Beatrice. Fa una serie di tentativi ma non riescono e finalmente lui un giorno si rende conto di avere tratteggiato un viso che non è il viso di Beatrice e non è il viso di nessuna persona che lui conosce, però sente anche che questo viso gli dice qualcosa di importante. È un viso un po' maschile, un po' femminile, non si capisce. Sta di fatto che qui la figura dell'androgino a me pare che proprio rappresenti per merito dell'arte l'occasione di pensare, di riflettere su di sé e di iniziare appunto un percorso personalissimo alla ricerca forse di quell'unità perduta. Un giorno, quasi senza volere, tracciai finalmente un viso che mi parve più eloquente dei precedenti. Non era il viso di quella fanciulla e non voleva neanche esserlo. Era un'altra cosa, anche di reale, ma non per questo meno prezioso. L'opera compiuta mi fece una strana impressione. Mi sembrava una specie di figura divina o di maschera sacra, mezzo maschile, mezzo femminile, senza età, volitiva quanto sognante e rigida quanto segretamente viva. Quel viso mi diceva qualcosa, era roba mia, esprimeva qualche postulato. E assomigliava a qualcuno, ma non sapevo a chi. Quella figura accompagnò d'un tratto tutti i miei pensieri e partecipò della mia vita. La tenevo nascosta in un cassetto perché nessuno potesse impadronirsene e farsi beffe di me. Ma non appena ero solo nella mia camera, tiravo fuori l'immagine e conversavo con essa. La sera l'attaccavo con uno spillo di fronte a me alla tappezzeria sopra il letto, la guardavo finché prendevo sonno e la mattina
le dedicavo il primo sguardo. L'ultimo romanzo è Orlando di Virginia Woolf, scritto nel 28. Il romanzo racconta la storia di Orlando, un bellissimo ragazzo che Elisabetta prima d'Inghilterra volle con sé nella sua corte proprio per la sua bellezza. Orlando attraverserà epoche diverse fino all'età vittoriana, dorme, si addormenta, ma avrà moltissimi risvegli in epoche diverse. Per esempio, nel secondo, quando si svegliò per la seconda volta, scoprì di essere diventato una donna. E allora, però, siccome in quel periodo la libertà femminile era molto poca, allora decise di travestirsi da uomo in diverse situazioni. Allora, qui cosa dire? Orlando, a seconda dei momenti storici e anche a seconda di momenti differenti della sua vita, può avere un corpo di donna o un corpo di uomo. La cosa incredibile è che però il viso resta sempre uguale. E lui non ha nessuna difficoltà a familiarizzare col suo corpo, che cambia di volta in volta, perché il suo corpo fondamentalmente è in perfetta armonia con la sua interiorità. Per cui viene un grande sospetto che il problema non sia di Orlando, forse è un problema del mondo. Orlando, vano sarebbe negarlo, era diventato donna, ma sotto ogni altro rapporto Orlando rimaneva tale e quale quello di prima. Il mutamento di sesso poteva bensì alterare l'avvenire dei due Orlando, ma per nulla affatto la loro personalità. I due avvisi rimasero, come lo provano i ritratti, perfettamente simili. Egli, ma d'ora innanzi sarà bene per convenzione dire ella invece di egli, ella poté dunque, nella sua memoria, risalire il corso degli eventi del suo passato senza incontrare ostacolo alcuno. La metamorfosi sembra essersi compiuta senza alcun dolore, nel modo più completo e con tanta perfezione che Orlando stessa non ne fu minimamente sorpresa. Numerosi sono gli scienziati i quali, nel constatare questo fatto, sostengono che un mutamento di sesso è una cosa contro natura e hanno sudato non poco per provare, primo, che Orlando era sempre stato una donna, secondo, che Orlando era tuttora un uomo. Lasciamo il dilemma ai biologi e agli psicologi. A noi basterà constatare il fatto nudo e crudo. Orlando era stato un uomo fino ai 30 anni. Dopo di allora diventò una donna e tale è rimasto. Grazie tante a voi quattro.